adesso la parola al professore Gianpietro Soliani dello studio teologico di Reggio Emilia Guastalla, ci parlerà di Rosmini e la libertà ontologica personale e politica. E come lui concluderà la sua relazione, possiamo dire anche un breve dibattito fino alla conclusione. Allora, grazie. Grazie agli organizzatori e a Don Fernando che mi ha invitato, che mi coinvolge sempre a queste cose, mi costringe anche a pensare ad argomenti su cui io non metto solitamente, almeno quello della libertà politica non è un argomento di mia stretta attualità. E, allora, io parlerò soprattutto della libertà ontologica e personale, perché in Rosmini, perché penso che non si possa capire la filosofia del diritto, la filosofia della politica, cioè quindi anche la questione dell'uomo nella società, se non si parte dalla metafisica rosminiana. E per trattare della libertà in Rosmini bisogna partire non tanto dalla libertà dell'ente intelligente finito, quindi dalla libertà della persona umana, quanto dall'organismo dell'essere e dalla sua configurazione originaria. Quindi mi perdonerete, ma ho bisogno di fare prima di tutto un breve approfondimento sulla libertà del creatore e poi sulla libertà creata. E l'essere per Rosmini è originariamente persona. Le cose inanimate non sono propriamente essere per Rosmini. È essere ciò che è capace di intelligenza e ciò che entra nell'orizzonte dell'intelligenza creante o dell'intelligenza creata, dell'intelligenza divina o dell'intelligenza umana. Perché l'essere, e in particolare l'essere iniziale, che mi sembra il punto di accesso privilegiato alla metafisica di Rosmini, ha un doppio versante, che è quello, un doppio versante, cioè un versante teologico e un versante antropologico. Quindi da un lato la teosofia, diciamo, e dall'altro la psicologia e l'antropologia. E poi, ultimo passo, l'essere è originariamente presenza ideale, presenza reale, ma anche presenza morale, potremmo dire, come sintesi delle due presenze. Allora, uno degli interrogativi che ha attraversato da sempre la metafisica, almeno la metafisica che ha come punto di riferimento l'idea che il mondo sia stato creato, quindi posto liberamente da Dio, è l'interrogarsi su che tipo di libertà, con che tipo di libertà si ha a che fare quando si parla dell'atto creatore. Secondo Rosmini non si tratta di una libertà di indifferenza, cioè non si tratta di una libertà che si confronta con più oggetti possibili da mettere eventualmente in atto, come avviene ad esempio secondo il paradigma dei saggi di teodicea di Leibniz. Non è una libertà di questo tipo, cioè una libertà che Rosmini chiama bilaterale, una libertà come capacità di compiere il bene o di compiere il male, di compiere l'ingiustizia o di compiere l'ingiustizia. Questa è una libertà propria dell'uomo in via, non è la libertà del creatore e non è nemmeno la libertà propria dei beati. L'atto creatore si può dire libero in un senso particolare. Dio non ha niente al di fuori di sé che lo necessiti a creare, quindi l'unico capace di determinarlo nell'atto creatore è Dio stesso. Dio è pura autodeterminazione. Qui in Dio il principio e la causa è lo stesso che agisce.
è lo stesso motivo che il motivo della creazione è Dio stesso, è lo stesso che mette in atto la creazione. E Rosmini qui cita sia Tommaso che Don Scotto la testimonianza del fatto che la svolta cosiddetta volontaristica per Rosmini, ma anche secondo me, non avviene precisamente con Scotto ma con Occam. Si tratta di una libertà che Rosmini chiama anche libertà eminente, cioè la causa non è costretta a creare o a non creare, e non è nemmeno costretta a creare X piuttosto che Y. E allora perché crea? E questo è il punto. E perché crea? Si può dire che crei liberamente. Dio deve creare liberamente perché non ha bisogno di ciò che crea. Se avesse bisogno per creare di ciò che crea, appunto, sarebbe dipendente da qualcosa che non è lui stesso, da qualcosa che non è l'assoluto, da qualcosa che è mutabile, perché le cose create, dice Rosmini, sono mutabili. Quindi si andrebbe incontro ad un Dio che sarebbe da un lato l'assoluto e dall'altro non sarebbe l'assoluto, cioè si andrebbe incontro a un esito contraddittorio. Questo tipo di ragionamento è un ragionamento che ha una remota origine scotista più che tomista. La troviamo in un'opera dello pseudo Scotto che si chiama De Rerum Principio. Dio, dice Rosmini, pensando le cose che crea, pensa a qualcosa che gli è inessenziale, che non fa parte della sua essenza, e per questo deve poterle pensare liberamente, non ci sono alternative. Eppure, il problema che travagliava più o meno negli stessi anni Schelling, l'atto creatore è necessario, perché in Dio l'atto del conoscere, l'atto della volontà e quindi anche l'atto del creare coincidono perfettamente con la sua essenza. Quindi l'atto creatore deve poter essere detto anche necessario, secondo un rispetto diverso, per cui diciamo che l'atto creatore è libero. E per Schelling, Schelling darà a questo problema una risposta diversa. Rosmini invece darà una risposta sostanzialmente classica. Cosa dice Rosmini? Beh, la necessità di cui si parla quando si dice che l'atto creatore è necessario è una necessità di tipo morale. Non è una necessità di tipo metafisico. Cioè, dire che Dio è necessitato a creare non significa dire qualcosa il cui opposto implica contraddizione. Questa è la necessità metafisica, o anche necessità logica, come la chiami in altri luoghi. Si tratta invece di una necessità morale. La necessità morale è una categoria inventata dai gesuiti spagnoli nella prima metà del Seicento a Siviglia, quella che poi Leibniz riprenderà come necessità morale a creare il migliore dei mondi possibili. La necessità morale è propria di qualcuno che non può trovare, che trova conveniente fare qualcosa per la sua libertà. Quindi Dio ha creato questo mondo che conosciamo perché gli era conveniente per lui fare questo mondo. Non poteva fare altrimenti in questo senso, perché altrimenti la sua libertà sarebbe stata diminuita. La necessità morale, ma poi ci tornerò, è appunto questo, l'esigenza di fare qualcosa per evitare che la propria dignità patisca difetto. Quindi è una necessità che ha a che fare direttamente con il libero arbitrio, che è proprio anche di Dio. Anche Dio possiede il libero arbitrio. Non si tratta quindi di una necessità bilaterale, come dicevo all'inizio, cioè non si tratta di una necessità dove Dio si trova di fronte a alcune cose tra le quali sceglie la migliore.
perché la migliore non esiste di fatto. La migliore sarebbe Dio, ma Dio non è Dio non può creare un altro Dio propriamente. Certo lo genera, ma questa è un'altra questione. Non può creare una creatura che abbia gli stessi caratteri dell'assoluto. E quindi bisogna ricorrere a un'altra categoria, che è quella della necessità morale, nel senso che vi ho spiegato. E quindi la necessità morale permette di parlare a Rosmini di una spontaneità libera e primitiva nel creare. Libera e primitiva vuol dire che c'è la volontà, ma c'è anche l'intelletto, perché dice Rosmini non c'è libertà senza un atto previo di intelligenza, previo in senso logico, perché nell'atto creatore siamo nell'ambito dell'eternità e non del tempo. E Rosmini se la prende con Plotino ed Hegel, perché Plotino ed Hegel hanno pensato che Dio sia una libertà che si autofonda. Dio si fa perché si vuole. Questi temi verranno poi ripresi da Parison nella sua Ontologia della Libertà, e io trovo che lì Parison sbagli di molto, ma sono temi però che ritornano, per dire che sono temi che ritornano anche nell'ontologia, in alcuni tratti dell'ontologia contemporanea. La libertà divina, dice Rosmini, è piuttosto il potere di fare cose che non appartengono alla sua natura, cioè di fare cose essenzialmente diverse dalla propria essenza immutabile, eterna e necessaria. E la necessità, dice Rosmini, dell'atto creatore, spetta al fatto che Dio intende se stesso, mentre il potere libero riguarda le limitazioni dell'essere che Dio intende. Quindi la necessità morale si dà verso cose limitate, verso le creature. Nel mare dell'essere, è un'espressione di Rosmini, Dio trova che anche i modi finiti dell'essere sono amabili, e quindi limita il proprio sguardo ponendo nell'essere la creatura. Si tratta di quella che Rosmini chiama immaginazione divina e che in fondo coincide con Dio stesso. Anche il tema dell'immaginazione divina è un tema di Schelling, che Rosmini riprende a modo suo. L'atto con il quale Dio contempla il mondo o la realtà dell'universo non è diverso dall'atto con il quale Dio lo fa sussistere. Cioè l'atto di intelligenza e l'atto di volontà coincidono per Dio. Perché dice Rosmini, se Dio prima contemplasse idealmente il mondo e poi lo mettesse in atto, questo darebbe luogo di nuovo a una contraddizione, perché Dio può contemplare soltanto qualcosa che è sussistente, non può contemplare qualcosa idealmente e senza pensarlo anche come sussistente. Questo perché originariamente la forma ideale dell'essere, la forma morale, la forma reale dell'essere non possono stare l'una senza l'altra. E per Dio che è l'originario, questo lo deve riconoscere necessariamente. È chiaro che qui noi non vediamo chiaro. Possiamo escludere, parlando dell'atto creatore, possiamo escludere delle alternative, come Rosmini ha fatto e come io sto cercando di riassumervi. Cioè, capiamo che l'atto creatore deve essere in un certo modo, ma non lo capiamo in tutta la sua profondità. E questo, dice Rosmini, fa parte del mistero, il mistero che non è l'assurdo, cioè il mistero non è l'incomprensibile, il mistero è ciò che non si finisce più di comprendere. Noi possiamo comprendere qualcosa di questo atto misterioso che è l'atto creatore, rimuovendo i difetti che una cattiva filosofia può inserire pensando all'atto creatore,
ma non lo capiamo in tutta la sua profondità, e del resto questo sarebbe piuttosto normale per noi. Quindi ci sono due condizioni della libertà divina che non possono essere messe in discussione. La prima è che gli enti creati non aggiungono nulla alla natura divina, quindi che Dio non ha bisogno del mondo, come invece pensa Hegel. La seconda è che nulla obbliga Dio a creare se non la sua spontanea bontà. Negare entrambe le condizioni vorrebbe dire trattare l'assoluto non come l'assoluto. Eppure rimane questo fatto, rimane il fatto che l'atto creatore, è ontologicamente necessario, in quanto coincide con l'essenza divina. Ma Rosmini dice: non bisogna intendere in contrapposizione la libertà dell'atto creatore con la sua necessità. Bisogna piuttosto ribaltare il punto di vista. Bisogna dire che se Dio non creasse liberamente non sarebbe l'assoluto. E allora qui capiamo che i due lati della libertà e della necessità non stanno in opposizione, ma sono due lati dell'originario che vanno entrambi difesi e sostenuti. D'altra parte, vi faccio notare questo, dire che l'essere non è necessario significa andare incontro all'affermazione della necessità dell'essere, perché se io provassi a dire l'essere non è, pongo qualcosa di positivo nell'essere, quantomeno il mio atto di negazione è un atto positivo. E se io provassi a negare invece l'atto della libertà, anche questo atto di negazione sarebbe un atto posto liberamente. Per negare qualcosa io devo volerlo negare, e la volontà implica libertà. Quindi sono due lati innegabili che devono convivere nella struttura stessa dell'essere. C'è una questione metafisica, dice Rosmini, della libera volontà. C'è una questione metafisica della libera volontà. È il problema di Leibniz, dice Rosmini, un po' formulando una domanda in modo leibniziano, diciamo così. Come può la volontà libera di creare passare dalla potenza all'atto? Oppure, qual è la ragione sufficiente che muove la volontà a creare questo mondo piuttosto che un altro mondo? Eleggendo uno dei tanti creabili e lasciando nella latenza altri enti finiti. È una domanda molto umana questa, che quando si affronta il problema della creazione o in generale la riflessione sul nostro mondo, certamente può venire in mente. Nell'antropologia in servizio della scienza morale, Rosmini aveva definito la volontà come la potenza di eleggere. Essa è sempre un conato verso l'elezione, poiché è atto di amore per la propria essenza. L'elezione, in generale, come atto di amore, sia per l'uomo che per Dio, come atto di amore verso la propria essenza. La volontà è una tensione verso il bene originariamente, può essere un bene apparente o può essere un bene vero, ma comunque è vero, dice Rosmini, che noi scegliamo sempre qualcosa perché ci appare come bene, non perché ci appare come male. Ma non è, di nuovo, non è una volontà quella di Dio che soppesa varie alternative, cioè non è una volontà bilaterale. Rosmini chiama la libertà bilaterale libertà, anche libertà meritoria. Libertà meritoria. La libertà bilaterale è la libertà propria di qualcuno che aspira a meritare,
aspira al merito. Che cos'è il merito? Meritare vuol dire poter avere accesso alla visione beatifica. Cos'è il merito per Rosmini? È il prendere parte, meros merides in greco è la parte. Meritare vuol dire prendere parte alla felicità compiuta, quindi la volontà bilaterale propria di qualcuno che è in via, che è in un percorso, la cui libertà è il punto di accesso possibile per il merito, per la visione beatifica, per la felicità. Ma Dio è già felice, non ha bisogno di meritare nulla, perché è già felice, non prende parte alla felicità, ma è lui la felicità stessa. Quindi pensare che la libertà bilaterale o la libertà di indifferenza o la libertà meritoria sia l'originario della libertà, cioè sia il primo significato di libertà, come fa Occam, come fa Schelling, come fa Parkinson, significa trattare poi l'assoluto come qualcosa che non è, cioè come qualcosa che dovrebbe meritare, come qualcosa a cui manca qualcosa, che ha bisogno di qualcosa. L'assoluto però non ha bisogno di niente. E allora perché causa l'assoluto? Perché crea il mondo? Dice Rosmini, per una perfezione di ridondanza. Una perfezione di ridondanza, per una sovrabbondanza di essere. È come la generazione del verbo, perché Dio Padre genera il verbo? Per una sovrabbondanza, non per una indigenza. Questo è un assioma dei teologi della seconda scolastica. Dio non genera per indigenza, genera per una sovrabbondanza di essere e di amore. Si comunica perché è un'esigenza morale per lui quella di comunicarsi, quella di diffondersi. Bonum est diffusivum sui, diceva Dionigi Pseudo-Areopagita nei suoi nomi divini, e ripetevano con lui tutti gli scolastici del Medioevo, come un, non come uno slogan, ma come una verità luminosissima. Ecco, allora c'è certamente una ragione sufficiente della creazione. Questa ragione sufficiente l'abbiamo vista. La ragione sufficiente è quella per cui la ragione sufficiente appunto è quella che ho cercato di far dimostrarvi, ma c'è anche una legge della libertà che sta in parallelo e che incrocia continuamente la legge della ragione sufficiente. La legge della ragione sufficiente, dice Rosmini, è una necessità di tipo logico, mentre la legge della libertà è una necessità di tipo morale. La libertà di Dio ha come correlativo il contingente. Il contingente è il termine proprio della libertà di Dio. Cioè ci sono due tipi di contingenti, due significati fondamentali di contingenza in metafisica. Il primo è quello per cui le cose create possono essere o non essere. Tutto ciò che ci appare nell'esperienza vediamo che è e poi non è più, oppure che prima era e poi inizia ad essere. Ma c'è un senso più forte di contingenza, che è quello che qui Rosmini utilizza, è quello per cui contingente è ciò che è posto da una libertà creatrice. Quando noi percepiamo il finito con la percezione intellettiva, prima di tutto dobbiamo sentirlo, non c'è percezione intellettiva senza sentimento. Ma questo sentimento, di questo sentimento noi possiamo parlare soltanto quando è già percepito, cioè soltanto quando non è più sentito, semplicemente. Su questo Gentile ha scritto delle pagine molto importanti, sia nel Rosmini e Gioberti, sia nella sua introduzione alla filosofia. Noi parliamo del sentimento quando il sentimento non è più tale. Quando il sentimento è già entrato nell'orizzonte della presenza che è l'essere ideale, nell'orizzonte della nostra intelligenza. E questo cosa vuol dire?
vuol dire una cosa fondamentale, non solo per la la gnoseologia che è stata tanto criticata di Rosmini, soprattutto quella contenuta nel nuovo saggio. Dice una cosa fondamentale, perché vuol dire che tutte le volte che noi conosciamo qualcosa, quindi tutte le volte anche che noi amiamo qualcosa di finito, lo riferiamo sempre a un orizzonte infinito. O perché lo investiamo di un carattere infinito, dei caratteri dell'infinito che non ha, o perché siamo capaci, e allora agiamo moralmente, di metterlo in relazione con l'infinito, di metterlo, di collocarlo all'interno di un ordine, che è l'ordine dell'essere morale. E così avviene nella filosofia della conoscenza rosminiana. Noi conosciamo le cose perché le misuriamo con il nostro orizzonte infinito. È l'essere ideale che misura i finiti. Questa dottrina non c'è in Tommaso, questa dottrina c'è in Scoto, che prende su questo punto esatto le distanze sia da Tommaso che da Enrico di Gandhi. Quindi, cosa succede quando noi percepiamo il finito? Quando noi percepiamo il finito, nasce in noi l'esigenza logica di riferirlo all'infinito, cioè di integrare il finito, di porlo in un ordine. Quando, ed è questo secondo me su cui la fenomenologia husserliana, dove la fenomenologia husserliana manca, quando io percepisco la bottiglia immediatamente scatta in me il riferimento a ciò che la bottiglia non è, cioè a tutto quell'orizzonte di cose che non sono la bottiglia. Ma poi scatta in me un'altra esigenza, dice Rosmini, è quella di capire quale sia la ragione sufficiente di questa bottiglia. Perché la bottiglia mi appare come qualcosa che ora è e poi non è più, come qualcosa che prima era e ora non è più. Qual è la ragione sufficiente dell'esistenza di questa bottiglia? Perché lasciare inesplorata questa esigenza vuol dire o contraddirsi nel caso in cui si dica che questa ragione sufficiente non c'è, oppure limitarsi volontariamente nel pensare. Allora, e mi avvio non alla conclusione, ma mi avvio a parlare dell'ordine morale dell'essere. Questo dal punto di vista della metafisica, cioè questa esigenza nasce in ambito metafisico, diciamo così, è la metafisica che si occupa di trovare la ragione sufficiente, esempio della bottiglia, ma delle cose di cui facciamo esperienza. E quindi scatta la dialettica integrante, che porta poi fino a Dio, del quale abbiamo una conoscenza negativa, cioè possiamo dire ciò che Dio non è fondamentalmente, possiamo dire che c'è Dio, ma non sappiamo però fino in fondo come Dio sia fatto. Cosa avviene invece in ambito morale per l'essere morale? Per l'essere morale vale la legge della libertà, che è la controparte, è una faccia, è un'altra faccia dell'organismo dell'essere. Ed è in parallelo, non nega la legge della ragione sufficiente. Avviene che quando noi ci troviamo di fronte a più finiti, io ho sete e ho bevuto, ma potevo anche scegliere altre alternative. E qui la libertà è in gioco. Qui da un lato c'è il sentimento, i sentimenti che premono, dice Rosmini, che seducono la volontà, che cercano di sedurre la volontà. Ma poi c'è la libertà, che ha a che fare soprattutto con l'intelletto e con la volontà. La libertà è superiore alla volontà. La libertà è la forza della volontà, è la facoltà che ci spinge a scegliere, a eleggere
tra una molteplicità di beni finiti. Ma questa libertà è una libertà bilaterale per l'uomo, cioè una libertà che può anche sconfinare nella scelta del male, nella scelta di un bene che apparentemente può sembrare bene per noi, ma che non è un bene scelto e riferito all'ordine infinito, quindi al bene infinito. Cioè la nostra libertà può essere usata anche contro l'ordine dell'essere. E allora si crea una situazione di disarmonia nell'uomo, si crea una contesa interiore. L'uomo, scegliendo ciò che non gli procura merito, secondo il senso del merito che abbiamo detto prima, può cercare di torcere a proprio favore l'ordine dell'essere, può cercare di violentarlo, senza però riuscirci mai, perché l'ordine dell'essere è quello che è. E così facendo va contro se stesso, compie un male morale, laddove il bene morale invece è la perfetta congiunzione di bene soggettivo e bene oggettivo. Dove avviene questa perfetta congiunzione di bene oggettivo e di bene soggettivo? L'ha detto Don Fernando nel suo primo intervento. Avviene nella coscienza morale, perché l'atto dell'elezione, quindi l'atto con il quale noi investiamo un bene del nostro affetto, investiamo un ente finito del nostro affetto, perché è questo in fondo l'atto, l'inizio dell'atto morale, e investendolo con il nostro affetto lo riconosciamo come qualcosa che è degno di stima, come qualcosa che è degno di affetto, e appunto dicevo, questo primo è un primo atto, ma poi c'è la coscienza morale. Con questo primo atto noi giudichiamo praticamente, diamo un giudizio di stima, è un giudizio di tipo pratico, ma poi c'è un giudizio speculativo. E il giudizio speculativo ha a che fare con il bene oggettivo, ha a che fare con l'ideale. Il giudizio speculativo entra in gioco quando noi siamo capaci di riferire quella prima elezione che abbiamo fatto, quel primo giudizio pratico, all'ordine morale dell'essere, all'infinito. Dice Rosmini, la persona è colei che è capace di riferirsi e di affermare tutto l'essere, di abbracciarlo. Nell'atto morale è implicato sempre l'infinito. Nell'atto morale noi non diciamo mai sì o no semplicemente a un ente finito, noi diciamo sì o no all'infinito. L'atto morale è morale quando dice di sì all'infinito. C'è bene morale quando il bene finito scelto è riferito all'infinito. Ecco, allora uno potrebbe dire, ma qui il sentimento cosa c'entra? Perché nella percezione intellettiva abbiamo detto il sentimento c'è e non c'è, c'è quando non c'è più. Come dirà Gentile nell'introduzione alla filosofia. E poi la vita morale sembra che abbia proprio apice un giudizio speculativo. Addirittura Rosmini dice che la filosofia morale è una disciplina speculativa, non è una disciplina pratica. Cosa che può risultare piuttosto indigesta. No, bisogna dire piuttosto che il sentimento e l'affezione è ineliminabile anche nel momento speculativo. Nel Proemio della Teosofia Rosmini lo dice chiaramente: all'uomo non basta conoscere, l'uomo vuole amare ciò che conosce. L'uomo ama ciò che conosce. Se non amasse ciò che conosce, non lo conoscerebbe nemmeno propriamente.
Ecco, quindi l'atto morale non è senza sentimento, non è puro sentimento, e su questo Rosmini dice diverse cose in polemica con i moderni, che hanno ridotto la vita morale a semplice affezione, a semplice sentimento di piacere o di dolore, ma non è senza sentimento. È un po' come, si potrebbe dire, come nel De Anima di Aristotele, quando Aristotele dice l'intelligenza non è senza immaginazione, non è immaginazione, ma non è senza immaginazione. È un pochino la stessa cosa. Ecco, vado avanti. È chiaro che come la legge della ragione sufficiente vale per, come la legge della ragione sufficiente e la legge della libertà nell'originario sono continuamente, si implicano vicendevolmente, questo vale anche per la vita morale. Questo vale anche per la vita morale. C'è una legge della ragione sufficiente che è il primo atto della dialettica, e poi c'è una legge della libertà che è, potremmo dire, l'ultimo atto della dialettica, ma è ultimo in un senso, nel senso della scienza, nel senso del modo in cui noi procediamo, ma che di fatto non è né primo né ultimo, è primo e ultimo, per la questione delle cose che abbiamo, per le cose che abbiamo detto, insomma. Addirittura Rosmini dice una cosa che mi ha stupito tantissimo, perché non me l'aspettavo. Il principio di identità, che è un principio che il razionalismo moderno da Leibniz in poi ci ha abituato a trattare come un'equazione matematica, come qualcosa di assolutamente irrilevante ai fini della costruzione metafisica. A è A, addirittura A uguale A. Dice Rosmini, il principio di identità è il punto di convergenza del reale e necessario con il morale e il volontario. E non lo dice nella teosofia, lo dice nella filosofia del diritto, all'inizio, nella parte intitolata sistema morale, se non vado errato. Qui bisogna cominciare a studiare, perché in effetti alcuni gesuiti spagnoli sostenevano proprio questo, che l'identità, il principio di identità, è l'autoappetizione che il soggetto fa di sé, è il volersi bene, è l'amarsi, l'identità, è l'amarsi. Ma amarsi, amare in generale, è sempre un atto volontario, quindi è sempre un atto di libertà. Laddove però il principio di identità dice di una necessità. Il principio di identità quindi è un principio dell'essere, è uno dei principi primi, è l'altra faccia del principio di non contraddizione, del principio del terzo escluso, non nega la libertà originariamente, vuol dire questo. Già nella scolastica barocca c'era questa consapevolezza. La libertà politica, quanto tempo ho? 10 minuti. No, non me la cavo con meno. Allora, l'essere è originariamente persona, l'essere però è originariamente libertà anche, perché abbiamo visto che il lato della libertà è un lato che appartiene essenzialmente all'essere. Dove c'è essere c'è persona, e dove c'è persona ed essere c'è libertà. La persona è il diritto sussistente, dice Rosmini nella filosofia del diritto, perché è costitutivamente libera. E perché è costitutivamente libera? Perché è costituita da un orizzonte infinito. E questo è il punto della libertà. Tutta la discussione che ho cercato di ricostruire
sulla libertà divina, ma anche su, poi sulla libertà creata, ma in, sulla libertà divina in primo luogo, come autodeterminazione pura, nasce dal fatto che Dio è infinito. La libertà come autodeterminazione pura, che è propria di Dio, nasce dal fatto che Dio è infinito, che fuori di Lui non c'è nulla, e che quindi quell'antinomia tra necessità e libertà dell'atto creatore non è una contraddizione. Quando si vuole risolvere un'antinomia da Kant in poi, Fichte soprattutto ha teorizzato molto sulla questione dell'antinomia, bisogna trovare una X che risolve i due estremi dell'antinomia, che inizialmente stanno in contraddizione, in apparente contraddizione. Questa X è esattamente il fatto che Dio è infinito, che l'essere è infinito. È questo che permette di risolvere l'antinomia, a mio modo di vedere. Però questo andrebbe sviluppato maggiormente. Ecco, la libertà dell'uomo, in quanto partecipa dell'infinito, dell'essere ideale, non è limitabile, nel senso che l'uomo non è schiavizzabile, non può essere trattato come un mezzo, non può essere trattato come una cosa, deve essere trattato sempre come un fine, dice Rosmini. Niente può stare sopra al principio personale, questa è una frase famosissima di Rosmini, niente può stare sopra quel principio che opera di sua natura dietro un maestro e signore di dignità infinita. La persona è il principio naturalmente supremo, di maniera che nessuno ha diritto di comandare a quello che sta ai comandi dell'infinito. Quindi una società come quella di oggi, dove il capitalismo e il neoliberismo ormai imperversano dai centri culturali, penso all'università, fino a tutto il resto, ai rapporti di lavoro, eccetera, questa è un'affermazione in senso buono per rivoluzionaria, perché per Rosmini rapporti nei quali ci sia un servo e padrone sono antigiuridici, proprio per la costituzione ontologica della persona. L'atto creatore, del resto, non è l'atto di qualcuno che pone un servo, ma è di qualcuno che pone un amico, è di qualcuno che pone nell'essere uno sguardo con il quale confrontarsi da amico. Dio vuole amici, vuole persone libere, che meritino la felicità liberamente, non come marionette che agiscono per il dovere per il dovere, ma persone che scelgono liberamente la felicità. E anche il diritto di proprietà, su cui Rosmini si sofferma lungamente. Il diritto di proprietà è un diritto ineliminabile della persona, perché è la persona stessa che si rapporta con le cose essenzialmente, come affetto, come compiacenza verso le cose, come stima verso le cose, e quando le riconosce come degne di stima, le riconosce come degne di stima e se ne appropria, dice Rosmini, le fa sue. Quindi limitare il diritto di proprietà significa limitare non solo la libertà giuridica, ma lo stesso principio della persona, ontologicamente. E quindi anche il dispiegamento della libertà di perfezione, della libertà che Dio ha dato per il compimento. E, tra l'altro, il diritto di proprietà, e qui chiudo veramente, mi scuso perché sono arrivato un po' lungo, è il diritto di proprietà è presentato da Rosmini in questo modo: le cose sono date all'uomo perché ne faccia uso, non perché è lui il padrone dell'essere delle cose. Il padrone dell'essere delle cose è Dio, che le mette in atto. Quindi Dio, l'uomo propriamente, non è padrone, si appropria dell'uso delle cose, ma non è padrone dell'essere delle cose. Quindi la sua libertà trova qui una limitazione. Quindi senza la questione dell'atto creativo, secondo me, di Rosmini,
si capisce poco. Però l'atto creativo va pensato in un certo modo, cioè come atto di intelligenza e come atto di amore, evidentemente, quindi come affetto. Grazie.